rieccoci qua finalmente dopo svariato e svariato tempo. Attenzione, di nuovo nella mia macchina per un'altra puntata del traffic, questa volta tutta romana. Che c'è? Questa puntata di Deep Traffic e chiaramente anche con un bel sottofondo vellutato dell'orchestraccia, per un semplice motivo: vi voglio ricordare che il 25 giugno, attenzione attenzione, è il compleanno, il secondo anno, secondo, dell'esistenza del gruppo di cui faccio parte e sono uno degli admin, Svapatori Romani. Attenzione, quindi invito a tutti gli amici vapers e anche no romani, ma anche fuori Roma, perché più siamo meglio è, come si dice a Roma, più siamo meglio è, che se divertimo di più venghi pure te. C'è una, diciamo, ecco, il compleanno chiaramente con un bel taglio di torta, con modo per stare insieme, una scusa per stare insieme, e quindi ecco una festicciola tra di noi dove ci saranno da assaggiare anche dei liquidini, delle novità, delle cosine, ecco, così, tanto per stare insieme e per divertirci e per passare una serata diversa. La location sarà sul mare, chiaramente il tempo è quello che è, fa caldino, 5 giugno si spera sia bello caldo, e quindi a questo punto la bella mangiata sul mare, no? Che dite? È allettante, se svapa, se beve, se ride, se parla la romana, che vuole più dalla vita, hai capito? Hai capito come funziona il Svapatori Romani? È così, è una risata, un'altra, ti passa la serata, che fai? Venghi? Venghi, venghi. Quindi ecco, diciamo, vi aspetto al compleanno di Svapatori Romani il 25 giugno, oltre a farmi una tirata. Stavo ovviamente anche questi giorni sto provando un po' di cosine nuove, un pochino di cosine nuove, e stavo provando questo cotone qua che ha detto, diciamo, dal produttore, il Team Vape Lab, attenzione attenzione, The King of Cotton addirittura, capito? Il re del cotone, staremo a vedere, che non è male. Scusate la camera che si muove, ma sulla puntina è sempre casino, forse esce il traffico alla metà bassa. Dicevo, non è male come cotone, lo sto provando da un po' di giorni. Allora, si lavora bene, perché si lavora bene, però secondo me va meglio anziché sul dripper su gli Atom Tank, quindi i dripper tank, questi qua, secondo me
li rende meglio, perché ho visto che si impregna diversamente rispetto agli altri tipi di cotone. È un cotone grezzo, quindi diciamo di fatto ha la proprietà positiva di non rilasciare sapori o quant'altro, di essere lavorato bene, però diciamo che tende a rimanere sullo spugnoso. Non è, uso impropriamente il termine spugnoso, ma sembra un po', ecco, sembrerebbe spugnoso. Però diciamo, ecco, sono un paio di giorni che l'ho tenuto, cioè proprio 2 giorni senza cambiarlo, e devo dire che sta tenendo botta, quindi si sta comportando bene. Poi vabbè, sto provando anche degli aromi nuovi, che della De Oro, che fra poco uscirò anche con la loro recensione, e già vi anticipo, non male, non male. Cominciamo a prepararci per quest'estate, quindi dei bei gusti freschi, frizzanti, hai capito? Belli frizzanti. Quindi niente, ci saranno anche questi un paio di liquidini così, ma quelle non so se farò la recensione, perché vorrei fare una piccola nota polemica. Tanto il Pio è sempre polemico, che ultimamente non sta uscendo come novità, di fatto sta uscendo pressoché zero, cioè nulla di novità. Anche questi liquidi americanoni, no? Alla fine è sempre la stessa pappardella rigirata tutto sopra, ma alla fine è sempre, insomma, parla sempre della stessa storia. Gli Atom pure, bene o male, ci cambi il nome, ci cambi le torrette, ma tanto sempre Velocity Style. Dove vai? Se Velocity non ce l'hai. E il deck da 22, poi è diventato da 24, adesso sta uscendo il Kennedy 25, sempre Kennedy, cioè siamo là. Griffin 25, scusate, Griffin 24, RPCM 24, poi il 30, cioè siamo sempre là. Quindi come novità ne sto vedendo realmente ben poche. Prodotti validi, per carità, però alla fine se ce n'hai uno, come se ce l'hai tutti. Il Krios Plus adesso che è da 25, siamo là, diciamo che siamo là. Quindi come novità ci siamo un po' fermati. Io onestamente mi sono un po' fermato proprio per questo motivo, perché non c'è nulla di, diciamo, che mi stuzzichi, no? La voglia di comprare, di provare, di testare nuovi prodotti. Quindi diciamo che, ecco, la situazione dello svap è un pochino arenata, così. Poi questa DPD, cioè diciamo c'è un po' di stallo, però comunque, ecco, sto vedendo che sullo scenario, diciamo, degli aromi più che i liquidi si stanno muovendo soprattutto gli italiani, e questo per me è una nota positiva, perché lo scenario italiano sarà un po' fermato, sarà un po' rimasto, diciamo, indietro, era congelato un annetto fa, pian pianino usciva qualcuno, adesso si cominciano ad allinearsi un po' tutti quanti, e mi fa piacere, perché i miei amici, perché di fatto li conosco quasi tutti i produttori italiani, mi fa piacere che tirino fuori, diciamo, dei prodotti validi, così che io possa comprare italiano. La mia grande fissa: compra italiano, che è meglio. Comunque, a parte gli scherzi, eccoci all'orizzonte, abbiamo questo testing degli aromi De Oro. E, vabbè, ho assaggiato, ho preso una boccetta di Jazz, strepitoso, cioè strepitoso, liquido da cloud, secondo me è il figlio del Pulcinella, che io adoro, è quello che è un liquido fondamentalmente cappuccino e nocciola, cioè tanta roba, ragazzi, tanta roba. Poi la base cloud della De Oro è uno spettacolo. E quindi vabbè, questo qui, diciamo, quanto riguarda un po' tutto. Però adesso ci facciamo l'ultimo diretto, un pochino di sottofondo musicale, vi saluto, perché pure è un po' troppo che sto parlando, no? Se l'inizio è la distanza, il coraggio, la presenza, l'arrivo e la partenza. Ovunque tu sarai, dicendo, vi ricordo, il 25 giugno
compleanno Svapatori Romani, quindi poi pubblicheremo la data, la location esatta, l'orario e tutto quanto. Chi vorrà venire, io sarò molto contento di salutarvi, di ritrovarvi comunque lì. Se beviamo una cosa, prendiamo una cosetta, la fritturina di pesce, ecco di te, che non ci sta mai male in questo periodo, una bella svapata grassa, capito? E passa la paura, una serata a bomba. Quindi con sunglasses, la macchina del Pio, come sempre, dai tutta, dai cazzo e venghi il 25.